Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dread Nautical, un gioco davvero molto molto particolare che riprende un po' le meccaniche di XCOM. Ci troviamo su una nave su cui è successo qualcosa che non conosciamo. A dir la verità non sappiamo neanche perché ci troviamo lì. E veniamo svegliati da una sorta di custode che ci avvisa che le persone hanno iniziato a morire o diventare addirittura zombie. Quello che faremo noi è andare all'inizio a scegliere uno dei sopravvissuti. Possiamo scegliere al momento tra quattro. Il gioco ovviamente è completamente in italiano, come vedete. Completamente no, perché è tradotto ma non doppiato. Esploreremo la nave e troveremo superstiti. Ogni turno, diciamo ogni giocata, ogni partita è un giorno diverso. Al termine del turno, della giornata, dovremo aver recuperato magari abbastanza cibo per sfamare chi abbiamo salvato nei giorni precedenti. Al momento inizieremo con la mia partita dove non ho ancora sbloccato nessuno, ma ho svolto la prima missione. Insomma, adesso io salto quello che è e vi faccio vedere il gioco. È veramente carino perché costa 15,99, poi adesso non so quando vedrete il video, però ogni tanto Epic Store lascia, diciamo, dei buoni da 10 euro, quindi io vi dico, se già 15,99 non è tantissimo, se riuscite ad averlo a 5,99, quindi 6 euro, non è male. Abbiamo la possibilità, vedete, di iniziare una nuova partita. Adesso noi continueremo con questa, però vi faccio vedere come funziona all'inizio. Vedete, abbiamo tre livelli di difficoltà, uno normale, dove in pratica se noi moriamo le lancette dell'orologio tornano indietro e ci fanno rigiocare. I compagni di squadra rimangono al tuo fianco, ed è quello che ho giocato io. Qualunque cosa accada durante il giorno, l'equipaggiamento che hai completato sulla nave è ancora nella tua scorta. Il difficile invece ci permette di in pratica qua perdiamo solo quello che abbiamo guadagnato durante la partita, e quindi ricominciamo la giornata. Qua invece perdiamo tutto e perdiamo anche chi abbiamo recuperato, ma in futuro li potremo ritrovare. I superstiti fuori dal ponte di comando moriranno, l'equipaggiamento che hai completato sulla nave è perso nel flusso della realtà e anche gli altri compagni sono persi, ma potrai ritrovarli con un piccolo sforzo. La difficoltà invece insana è senza pietà, muori e ricomincia e muori di nuovo. E poi vi faccio vedere, possiamo scegliere, noi giocheremo con questo adesso, che Fargo Drexler. Hanno una percentuale, diciamo, di una quantità di salute, di punti azione diversa. Ad esempio Mirage ha un punto azione in più rispetto agli altri, ma meno salute. E inventario al momento tutti e tre, tranne questo Itano Kenichi, che è sfuggito dalla Yakuza. E ognuno ha una serie di abilità. Noi abbiamo questo, che abbiamo la possibilità di vista d'aquila, più uno al bonus d'attacco per le pistole, è classico investigatore molto noir, esplorare la stanza e uso il revolver per sparare fino a 4 nemici, infliggendo 120 di danno. Niente, adesso noi usciamo e andiamo a continuare la nostra partita, dove abbiamo già recuperato degli oggetti, degli scarti, delle rune, insomma. Allora, adesso vi faccio vedere che continuiamo la partita che ho iniziato. Scusate, continuo a sbagliare il tasto. Ok, let's start. Giorno 2, ci troviamo nell'atrio. L'inizio mi sembra uguale a quello del giorno precedente. Ci svegliamo, graficamente carino. Svegliarsi nel panico, le domande prendono immediatamente il sopravvento. Dove ti trovi? Ah sì, è già successo, ok. Andiamo qua, vedete che poi possiamo muoverci, col tasto sinistro del mouse clicchiamo su di lui per interagire, col tasto destro invece vediamo i dettagli. L'hai già visto prima, ma dove? Ha qualcosa di quasi familiare. Ci muoviamo con Vazd o col tasto centrale del mouse. Adesso possiamo muoverci qua davanti, al momento non tiene conto di punti azione di movimento, che ne abbiamo 4, fino a quando non parte un combattimento, quindi ci possiamo muovere. Ah bene, sei sveglio. Forse ti conveniva rimanere ancora privo di conoscenza. Cosa è successo? Questo è esattamente quello che è successo nel primo giorno. Perché sono qui di nuovo? Non avrebbero dovuto salvarci?
Ricordi di aver suonato la sirena? Sì, perché il giorno scorso ho suonato la sirena. È un inizio, ormai ci siamo dentro da un po'. Ti ho spedito fuori a fare il rifornimento diverse volte, hai sempre fatto il ritorno. Ah, interessante, siamo già in ballo da un po'. L'unica differenza è che questa volta come prima ti ricordi di andare là fuori. Okay. Non so più nemmeno quante volte l'abbiamo fatto finora. Ma lui non perde la memoria, io mi domando. Forse è un passo avanti, forse le cose stanno migliorando. Va bene. Completamente anonimo il personaggio, non muove la bocca né niente, ma è legato non ti costruire un banco da lavoro, ti aiuterà, va bene? Prendi questi pezzi, saranno un buon punto di partenza. Abbiamo ottenuto altri scatti oltre a quelli che avevamo già. Giada è evasivo, ma ha ragione, bisogna tenersi pronti a qualsiasi qualunque sorpresa queste creature possano riservare. Mentre raccogli le idee, usa i pezzi per costruire una stazione di produzione. Prendo tutto e andiamo a costruire l'oggetto. Stazione di costruzione. Obiettivo completato. Puoi riparare o potenziare le armi. Dovrei riparare la mia pipa alla stazione di produzione per parlare con Jed prima di uscire. Ok, come faccio a riparare la pipa? Qua. Stazione di produzione. Puoi utilizzare i pezzi raccolti per migliorare e riparare la tua attrezzatura. Gli oggetti possono anche essere recuperati per ottenere più pezzi. Va bene. Abbiamo la pistola e il tubo che ho recuperato nella scorsa partita. Io non so, ma lui parlava di pipa, ma non vorrei fosse una traduzione sbagliata. Vabbè. E te possiamo andare a potenziare 6 su 14, 7 su 7. Potenziamo la pistola? Possiamo? Vediamo la leggenda. Ripara. Sì, perché quando noi emettiamo un rumore attiriamo ovviamente gli zombie. Allora, vediamo, pistola. Ok, vedete qua possiamo riparare spendendo dei punti, potenziare o riciclare. Io voglio potenziare la mia pistola, quindi vediamo, fa 40 danni. Looking good. L'abbiamo potenziata e ci fa 40 danni più 1. Ok, voglio riparare il tubo che si sta rompendo, quindi spendo. Puoi stabilire la quantità di pezzi da cambiare per effettuare la riparazione. Se non avrà esito positivo sarà perso per sempre. Abbiamo il 100% di farcela, quindi direi che lo facciamo. Bene, perfetto. Possiamo anche fallire, quindi perdere tutto. Aggiorniamo anche questo. Facciamo più danno adesso. Bene, dai, andiamo da Jed qua, come si chiama. Jed, cosa è successo ai passeggeri e all'equipaggio? Datemi i miei punti, l'unico che posso fare è darti i miei punti su quello che ho visto, anche se non so quanto possono essere accurati. Diciamo che ho portato i tuoi punti con me durante la prima sortita, grazie lo stesso. Ho visto un paio di troll che sono di zombie, ma niente persone forti almeno. Poi recupereremo persone e le porteremo poi con noi giocando un po' alla XCOM. Andiamo a dare un'occhiata al ponte 2, vediamo che cosa succede. Prendiamo l'ascensore e vedete che qua man mano costruisce l'equipaggiamento del tuo superstite prima di ogni ponte. Sì, va bene, porto con me questo. Ho l'inventario di 3, come vedete, quindi ho le bende per curarmi, il pistola e il coso lì. Vedete qua va a sbloccarsi il numero di ponti. Nella prima giornata avevo qua. Questo invece è il 2. Figata qua che dà le persone, 3 persone massimo, quindi possiamo portarne solo 3. Va bene, tutto molto misterioso, tutto molto un po' così, senza sapere che cosa sta succedendo, però andiamo ad esplorare questo Dreadnautical. Allora, hai un'abilità attiva e una passiva. Durante l'avventura potresti scoprire anche altre capacità. Grazie. Ci devono essere superstiti a bordo, è tempo di trovarli, uniti avremo maggiori possibilità di riuscirci. Allora vedete che in questo caso andiamo a esplorare, troviamo un tubo, ma non mi interessa un tubo perché come vedete qua fa più danno, cioè a 15, questo 14, quindi dovrebbe essere messo meno, quindi recupero solo gli scarti e basta perché avendo solo 3 spazi nell'inventario non posso fare nient'altro. Ok, lì c'è un tizio. Allora, come vedete, non abbiamo... Dobbiamo aspettare, credo, perché... non è ancora partito il combattimento, partirà ora. Infatti, vedete, abbiamo 4 punti, quindi o lo attacchiamo subito. Punti azione insufficienti. Però io faccio silenzio, passo il turno e dovrei poter attaccare... No, mi ha visto, mannaggia. 4 punti sono veramente pochi. Vabbè, io decido di sparargli. E vediamo. Ok.
Abbiamo fatto casino però, quindi se c'è qualcun altro potrebbe averci sentito. Allora, recuperiamo scarti e rune. Prendo tutto. È un po', diciamo, anche lovecraftiano questo gioco. Allora, adesso vediamo. Prendo questo e gli do una randellata. Posso? No. Punti azione insufficienti, quindi... no, mi ha visto. Mi ha visto, faccio questo perché quando lo prendiamo alle spalle... Uno, due, tre... non posso attaccarlo, posso fare così... E attaccarlo così, laterale, gli facciamo più danno. Se invece lo prendiamo proprio alla sprovvista, lo uccidiamo quasi istantaneamente. Bisogna attaccare due volte, ok, e lo uccidiamo. Recuperiamo oggetti, prendo il bendaggio... Inventario completo, allora aspetta un attimo. Uso questo bendaggio per curarmi. Anche se la benda cura 20 e io ho perso solo 12. Però va bene, ne approfitto così. Trovato il bottino. No, l'ho presa alla fine. Mi sa. Mannaggia, prendi tutto. No. Vabbè. Scusate, che inverto i due. Eh sì, l'avevo buttata. Ok. Attenzione. Abbiamo altra gente qua dentro. Vediamo un po'. Posso attaccarlo istantaneamente? No, io passo il turno. Vediamo, ok. Vediamo se riusciamo ad attaccarlo. Laterale. Un altro colpo non riesco a darglielo. Faccio un passo indietro perché la regola fondamentale è quella di non stare troppo vicini agli zombie. Perché... ci fanno molto male. Dovremmo forse riuscire a ucciderlo già adesso, no? Sì. Perfetto, e questo si avvicina. Vediamo se... Allora, io adesso voglio ispezionarlo. Ha 58 punti ferita. Sto coso qui fa 26, quindi non posso. Quindi io direi che forse da lontano gli sparo. Ok, così almeno... recuperiamo scarti e rune. Qua c'è altro da ispezionare? Diamo un'occhiata. No, non c'è niente che brilla, quindi andiamo avanti. Vorrei dare un'occhiata qua. È figo questa cosa qui, Non è originale quella la storia della nave, comunque mi piace. Questo è il casino. Abbiamo anche una porta lì della cucina che non abbiamo visto. Questo invece non so cosa sia, modalità tattica. Ah, ok, la modalità tattica, vabbè. Allora, apriamo la porta. Questo è il bagno, presumo. Abbiamo aperto, c'è il bagno. Però c'è un'altra porta, a quanto pare, oltre da cui andare. Allora, intanto, lui non ci ha visto. Qua vedete che abbiamo l'armatura, che perde punti ogni volta che comunque subiamo danni. Questa è un'abilità che... Non ho mai usato. Vista d'aquila, aggiungi più un bonus attacco per pistola. Ah, ok. No, vorrei ispezionare la stanza. Usa. Ho trovato qualcosa lì. Abbiamo trovato un tubo che prendo e sostituisco a questo, che è messo un po' meglio. Perfetto. Interessante sta cosa perché mi ricorda molto anche giochi tipo come si chiamano? Scusate, dove si poteva ogni turno ispezionare. Io non lo so, io aspetto, magari non mi ha sentito. Infatti, e mi porto alle spalle e lo attacco, così tiro furtivo. Però c'è... No, questo qua è bello, bello coriaceo, ci fa un sacco di male. Vabbè, è giunto il momento di sparare da molto vicino. Perfetto, abbiamo solo due colpi ancora. Speriamo di recuperare qualcosa di utile. Scarti e rune ancora. Niente, andiamo avanti. Oddio, c'è un sopravvissuto. Quindi direi che a questo punto vediamo se riusciamo a sparargli. No, ci muoviamo qui. Riusciamo da qua a sparare? No, deve essere in linea d'aria. Quindi direi che... passiamo il turno. Ok, si è messo esattamente di fronte a noi ora. Bill! Bravo Bill. Adesso voglio fare un esperimento. Voglio sparare. Vedere se colpisce lui davanti. No. Ottimo. Bill. Ti facendo rifare silenzio. More of the beasts lurking nearby.
Maledetti, sembrano spuntare dal nulla non appena distogli un attimo lo sguardo. Sono Bill Barnstorm. Ti unirai al nostro santuario? Thank you for the offer. If we survive this, I may take you okay. Up on that. Proviamo a sopravvivere. Rendi sicuro il perimetro. Cosa sta succedendo? Cos'è questo? Perfetto, allora proviamo. E ne sono usciti altri. Ok, che non avevamo visto, va bene. Direi che siamo un po' nella merda, perché molto in breve ho rotto. Ok, bravo, grazie. Cioè, ho rotto... No, è la pistola ho rotto, ok. Posso ispezionare? Gli oggetti rotti non possono essere usati in azione, ma potresti trovare aiuto nella sala centrale, ok. Vabbè, la pistola tanto non pensavo nemmeno di usarla. Cos'è sta roba? Prendi tutto. Questo set di bende lo prendo al posto di questo, che mi sembra molto più efficiente. Anzi, magari no. Magari facciamo così. Questo lo uso già al volo, così almeno Bill non me lo tocca nessuno, perché adesso Bill è il mio nuovo superstite. Allora ragazzi, pronti, Randiamo. Uno laterale che non fa più danno. Is that my blood or yours? È il mio sangue o il tuo? Ok, bravo Bill. Picchia, 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 picchia. Uno e due colpi. That's how it goes. È così che va. Ottimo. Era vicino, sono venuti fuori dal nulla. Ti domandi come sta Bill. Bill mi sembra che stia bene. Comunque, ci hanno fatto male. Posso recuperarne più di uno? No. Prendo tutto, ma quello no. Va bene. Prendo tutto. Non posso controllarlo, Bill. Ecco qua, questa sarà la direzione dei seccatori. Ok. Abbiamo uno spazio sicuro. Te la cavi bene. Grazie, grazie. Ah, c'è anche una sorta di tipo amicizia tra i due, perché ho visto una barra. Give me some time to mull it over. Come back tomorrow and we can chat. All goes well. Ah, mi troverai il ponte 3. Ah, non vieni con me? Ok, continua il ciclo. Con quella buona azione fatta, la sirena rimane al via. Ok, la reputazione è infatti questo quello che abbiamo visto prima. Guadagna reputazione positiva con i superstiti aiutandoli interagendo con loro. Se ti apprezzeranno potrebbero decidere di unirsi a te nella sala centrale. Certo, ma mi piacerebbe che si unisse a me. Abbiamo qualcosa da esplorare qui? Sì. Scarti e cibo, perfetto. Altro voglio dare un'occhiata usando la sua abilità. Dove sta lì, pensa, guarda il muro, riflette, vediamo se trova qualcosa. Ci sono arrivato anch'io che dice qualcosa, ma... Ah, ulteriori scarti. Molto bene. Andiamo allora. Devo tornare indietro? Beh, non ho finito di esplorare, a quanto pare, perché c'è la cucina, che è ancora una stanza. Quindi andiamo a vedere. Questo. Di tutto. No, c'era in giro anche. Vabbè, che. Sì, la cucina qua. Andiamo a vedere. Ok, qua dentro non c'è nessuno, però ci sono ulteriori stanze. Quindi intanto andiamo, ispezioniamo. Dubito troverò una pistola, ma. Tanto prendiamo il cibo che fa sempre comodo. Andiamo di qua. Se ti perdi, fai clic sull'icona mappa. Sì, lo so. Oh là, Peppa. Ci sono un sacco di stanze qua. La lounge, no, voglio andare dietro, voglio andare qua prima perché mi chiedo che cosa ci sia lì, non credo ci sia più di tanto, ci sarà una cambusa o qualcosa. Un tale infuriato, non ho più neanche la pistola, quindi non lo so, mi muovo qui, Come on. Thank God all day. Speriamo di non morire. Ok, spianiamo questo prima. Ci mettiamo un po' per tirarlo giù. E tra l'altro mi sa che mi si sta per rompere anche la... Ah, ma lo sto picchiando mani nude, per quello che ci mette la vita. Ah, ok, infatti. Beh, però ho fatto bene.
scartierune. Perfetto, io lascio stare il tal. Anche se lì c'è una porta che porta non so dove, però non lo so, non mi fido a fare il tal. Andiamo avanti a esplorare e vediamo se troviamo un'arma. Allora abbiamo una porta lì, qua non si esce. Vediamo che zona è questa, la punta della nave. Sarebbe il ponte di comando. Ah, siamo sempre qua nel ponte di comando. E si tira la... ok, si suona la sirena ogni volta. Ma in realtà il ponte di comando c'era anche nel piano sotto. Vabbè. Ok, qua tutto comunica con il ponte di comando. Vorrei finirla bene però questa cosa, quindi voglio aprire questa stanza, che è quella che manca alla mappa. Ok, posso attaccarlo in silenzio. Non ha fatto casino, no? Attaccalo. Io passo il turno, vediamo lui cosa fa. Non mi sente. Perfetto, lo attacchiamo. Faccio un passo. Passo il turno. Non mi sente, quindi un colpetto glielo diamo con questo alle spalle. E abbiamo fatto anche un bel po' di danno. Non lo so. Cioè, se trovo un altro bastone potrei anche pensarci. Oh, c'è qualcosa qua. Trappola alla bomba di sapone. Che non lo so perché. Mollo la pistola. Non te devo dire, la pistola è andata. Uso la... voglio vedere. Curati prima. Perfetto, c'è dell'altro. Sì, c'è la pistola. E vabbè. No, voglio fare una cosa adesso. Voglio andare a fare quel tale infuriato di prima di là, in modo da esplorarlo bene. Cioè di completare tutta questa zona qua. Mi faccio sentire e poi gli piazzo la trappola. Vado qui. Vediamo se mi sente. You've picked the wrong enemy, pal. Ok, vai via. Ok. Allora, fai due passi e poi piazza la trappola qui. Ok, vai via. Mettiti qui e passa il turno. Ok, là, si è fatto male. Ha funzionato. Randellata. Sorry, punk. Molto bene. Medikit piccolo. Prendi tutto. Prendi gli scatti. Prendi le rune. Molto bene. Questa cos'è? Una porta? Che porta bloccata? Niente. Guardiamo qua. Se non ho già guardato, ho già lasciato prima, non mi ricordo. C'è un mocio che fa danno 10 di utilizzo. Quanto fa di danno? Allora, il mocio... tradotto bene il mocio. Danno più 6, 31, danno 25 il tubo. Cioè il mocio fa molto più danno? Cavoli, attacchiamo col mocio allora. Scusate, cioè... va bene, scusate, dovevo uscire. Niente, attacco col mocio, vado. Siamo molto aggressivi adesso. Allora, prima di chiudere voglio completare... volevo prendere la pistola anche, ma non ne ho bisogno al momento. Voglio andare qua. Scusatemi, ma mi sto prendendo bene. Adesso che sta andando anche discretamente bene la partita, direi che mi hanno sentito. Mi muovo qui. Vediamo. Passo il turno. Non mi ha sentito. Perfetto. Quindi attaccone con il mocio. No. Niente, mi ha sentito. Mi muovo qui, così almeno non sono a portata. Non mi ha sentito lo stesso perché sta dormendo. Quindi gli do la botta. Una. E poi impazientire indietro in modo che almeno un punto azione lo usa. Ok. Sì, così ci attacca solo una volta. Dai, adesso colpo alle spalle. Col mocio, perfetto. Ah, possiamo attaccare da distanza di 2. Ma sì, ma dai. Quindi in pratica se io muovo, dato che è un palo lungo, se muovo qui posso già attaccare. Eh sì, è vero, e lo spingo poi indietro. Molto interessante la cosa. In pratica se lo colpisco da vicino
Vabbè che... Ok, dai. Già finito. Molto, molto interessante. Abbiamo preso tutto. Ora diamo un'occhiata alla mappa. Non c'è più nulla da esplorare, credo. No, infatti. Quindi ce ne possiamo andare. Possiamo concludere la stanza. Qua. Entra da lì, dai. E poi ci dicono sempre guardate gli armadietti, quindi guardiamo gli armadietti. Giubbotto, perfetto, equipaggio un nuovo giubbotto. La pistola, allora, vediamo un attimo. Ripristina 45 di salute, ripristina 20. E io non lo so perché la pistola fa un botto di danno. Io quasi quasi la vado a prendere. Uso questo per curarmi, che nel dubbio... Oh. E la prendo. La pistola è rotta, ma abbiamo preso un botto di roba sto turno, quindi la finiamo. Ok, dai, andiamo a suonare questa. Ti porterà alla sala centrale, anche se non è ancora chiaro come. Ok, è andata molto bene questa, direi. Perché abbiamo trovato 2 di cibo. Vedete, i 2 di cibo sono molto importanti perché se abbiamo dei superstiti da alimentare, dobbiamo dargli cibo. Se facciamo delle giornate senza cibo, la gente perde vita, perde fiducia, insomma può anche morire, quindi non possiamo più portarceli dietro in missione. Molto interessante, noi siamo affamati, vedete, possiamo mangiare oppure no. Ma al momento i superstiti non ci incontra ancora l'altro tizio perché non è venuto ancora da noi, quindi affamato, ma io posso farcela, quindi salto. Sì, non gli do da mangiare. Ho fame, ti manca... Ah, fa... Vabbè. Giorno 3. Ponte 1. Premi il tasto per continuare. Ok. E il risveglio è sempre uguale. Il ciclo continua. Su sopravvivere. Ok. Vediamo un po' cosa dice stavolta. Com'è andata? Ho incontrato un ex soldato di nome Bill. Un veterano, per esperienza in quanto combattimento, so come ci si sente di essere. Perfetto, allora da questo Bill al ponte 3. Non ha voluto seguirmi, dice, bisogna pensarci su, piuttosto paranoico. Chissà cosa ha visto là fuori. Paranoia è un'anomalia che potrebbe perfino salvarti la vita, e di colpo guadagnati la sua fiducia. Per ritornare indietro però ci servirà un altro letto, se vogliamo che ci siano. Con questo potrei migliorare le cuccette, quindi ci ha dato un botto di roba e andiamo a potenziare i letti. Quindi tac, tac, abbiamo spazio per Bill. Sali con l'ascensore del ponte 3 e vedi se Bill ha risposto un yes. Sì, perfetto. Ti consenti, allora, migliorare le cuccette consentirà di reclutare più superstiti nel tuo gruppo. Cerca di tenere un letto libero in modo, sempre un letto libero in modo da non rifiutare qualcuno che voglia unirsi. Perfetto, abbiamo fatto un letto. Ah, possiamo potenziare, aggiornare la stazione e quindi aggiungere un letto. No, io voglio andare a riparare la mia pistola. Vediamo. No, non voglio aggiornare la stazione, ma voglio usarla. La pistola la ripariamo con 48. Ne abbiamo 213, quindi regga. E la rimettiamo in funzione. Perfetto, non so per quanto, ma per un po' sicuramente ci rifunzionerà. Ora ragazzi, io chiuderei qui. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ora l'obiettivo è quello di andare al piano numero 3 e cercare di portare qui Bill definitivamente. Fatemi sapere cosa ne pensate di Dread Nautical. Al momento si trova solo su Epic Stores, costa 15,99. Poi, il prezzo è già ottimo. Se reclutate, se avete magari il buono da 10 euro, lo pagate 5,99, è un affarissimo. Quindi ragazzi, un abbraccio a tutti, fatemi sapere qua sotto ovviamente come sempre nei commenti cosa ne pensate, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.